in collaborazione con Stavo guardando qua la Maccana e poi quelli bravi, volevo sentire cosa dicono, ma vabbè, no, ma non ci interessa. Non ci interessa. Ma no, tanto siamo in vacanza. Esatto. Dire, no? Ascolta, a proposito di vacanza, io ho 7 chiamate di Cristina, non ho risposto. Ne parliamo dopo Parigi, certo. Ma sì, dai, godiamoci Parigi. Peccato per il tempo, potrebbe esserci il sole. No, ma scusate, cosa ci fate qui? Andrea, non era letto moribondo? Non mi racconti le bugie, tu Mattia, ma da te non me lo sarei mai aspettato, 50 telefonate ti no, ho fatto. No, 50, ho detto prima 7, non ho risposto. Bene che il Salone di Parigi quest'anno non è così ricco di novità, però insomma di auto da vedere ce ne sono tante, voi volevate farmelo fare da sola? Non lo so, no, più che altro noi volevamo farci un giro da solo, però non è che... Subito a lavorare, guarda Mattia, lì c'è lo stand Audi e-tron, subito, iniziamo. Stand Audi per ammirare la prima macchina nata per essere elettrica della casa dei quattro anelli. E non siamo gli unici che sono venuti a curiosare qua. Là dietro c'è la A130 TFSI che è appena stata visitata e analizzata da Ola Kallenius, il prossimo numero uno di Daimler che prenderà il posto di Dieter Zetsch dalla prossima primavera. Ma torniamo ad Audi. Questa è la e-tron 455, 408 cavalli di potenza, 4,9 metri di lunghezza, due motori elettrici, uno spettacolo che dovrebbe arrivare entro fine anno nei concessionari. Audi ha assicurato che ce ne sarà almeno uno per ognuno dei concessionari, per cui si potrà vedere veramente. Il prezzo attorno dovrebbe essere agli 80.000 euro, cioè lo stesso della Jaguar E-Pace. Che dire, guardatela voi, una macchina a trazione integrale e apre la nuova era della casa dei quattro anelli. Pare che abbia già ricevuto 10.000 ordini. L'autonomia attorno ai 400 km. Che dirvi, buon divertimento se avete 80.000 euro. La svolta elettrica di Audi non è l'unica che viene raccontata qui a Parigi. Si può dire che tutti i marchi stiano delineando la loro transizione verso un futuro a zero emissioni. Lo sta facendo il gruppo PSA che schiera su ogni stand dei suoi marchi presenti il primo rappresentante della nuova gamma elettrificata. Mercedes, che ci crede non solo con prototipi manifesto ma anche con SUV che arriveranno nei prossimi mesi. Stesso discorso per Honda, Kia e naturalmente Tesla. Non sappiamo ancora il mercato dove si indirizzerà nei prossimi anni, su quale tipo di alimentazione, di trazione verrà preferita dai clienti, probabilmente non sarà la stessa in tutte le nazioni, quindi l'esigenza per essere competitivi e giocare di anticipo è giocare la transizione energetica su una strategia di multipiattaforma, vuol dire su una piattaforma identica poter costruire e montare alimentazioni che siano termiche, benzina o diesel o ibride plug-in o elettrico. Sì, perché tra ibridi plug-in ed elettrici sono molti modelli in arrivo, no? Nel vostro gruppo. Ma la volontà è arrivare al 2025 con tutti i modelli completamente elettrificati. Gli step intermedi sono da qua al 2021, lanciare 15 modelli elettrificati che si intende sia ibridi plug-in sia full electric. Quindi sono dei passi molto importanti, ma cominciamo dopodomani, perché cominciare dal secondo semestre del 2019, prima DS con la DS7 crossback ibrida, poi sarà il momento di Peugeot con 508, berline SUV e 3008, avremo gli ibridi e a stretto giro la DS3 crossback in modalità full electric. E da lì comincerà un piano prodotti, come dicevo, molto importante, con 15 modelli entro il 2021 completamente elettrificati. Già
Giorgio, tante novità qui sullo stand DS, d'altronde non poteva che essere così visto che siete i padroni di casa qui a Parigi, e la più importante sicuramente è questa che abbiamo alle nostre spalle ed è la DS3 Crossback. Assolutamente, tante anteprime mondiali, DS3 Crossback è il nostro SUV compatto che presentiamo oggi, una vera e propria icona di stile high tech, caratterizzata da un design scultoreo, da tanta tecnologia a bordo e dalla raffinatezza degli interni che contraddistingue tutti i prodotti di DS Automobile. Tanta tecnologia che vediamo per esempio nei fari DS Matrix LED Vision, così come nelle maniglie delle portiere a scomparsa che si integrano perfettamente nella carrozzeria, oppure il DS Smart Access che permette tramite il proprio smartphone di accedere e avviare l'auto, così come permette anche di condividere l'utilizzo dell'auto con altre 4 persone che possono essere delegate tramite l'app MyDS. Parliamo di motorizzazioni, iniziamo da quelle tradizionali. Sì, DS3 Crossback si presenta con 5 motorizzazioni, 3 benzina con delle potenze che vanno dai 100 ai 155 cavalli e 2 motorizzazioni diesel con i nostri Blue HD da 100 ai 130 cavalli. E Giorgio, dicevo prima tradizionali per fare riferimento all'altra grandissima novità che è la versione elettrica della DS3 Crossback. Assolutamente, seconda grande anteprima mondiale che si immette nella strategia di transizione energetica verso l'elettrico e l'ibrido, quindi oggi presentiamo anche DS3 Crossback E-Tense, quindi il nostro SUV compatto 100% elettrico che è dotato di una motorizzazione da 100 kW che oggi permette un'autonomia fino a 320 km calcolati con il nuovo protocollo WLTP. Elena, siamo davanti a quella che è sicuramente la novità più importante dello stand Citroën qui a Parigi. Avete una gamma rinnovata, ma la vera protagonista è lei, la C5 Aircross. È proprio così, qui al Salone di Parigi, in anteprima mondiale, il SUV Citroën, prodotto in Francia, dal design unico, originale, il più confortevole e modulabile del segmento, moderno e tecnologico. Una vasta offerta di personalizzazione, un comfort eccezionale grazie alle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi e ai sedili Advanced Comfort, e una modularità di riferimento grazie ai 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ribaltabili a scomparsa per un grande piano di carico piatto, oltre a un bagagliaio best in class. Offre 20 funzioni di assistenza alla guida, tra cui l'Highway Driver Assist, un primo passo verso la guida autonoma, e 6 funzioni di connettività, tra cui la Connected Cam Citroën e il ricaricatore wireless per smartphone. Le motorizzazioni performanti e potenti, sia benzina che diesel, da 130 a 180 cavalli, anche con cambio automatico a 8 rapporti. Arriverà prestissimo, tra la fine dell'anno e inizio del 2019. Qui al Salone di Parigi è esposta la versione che anticipa la futura versione ibrida ricaricabile di C5 Aircross, che sarà proprio il primo modello Citroën a offrire questo tipo di trazione, che prevede l'abbinamento di un motore termico PureTech 180 cavalli con un motore elettrico da 80 kW per un totale di 225 cavalli di potenza, con un cambio automatico a 8 rapporti, 50 km di autonomia in modalità 100% elettrica, consumi pari a 2 litri per 100 km e emissioni di CO2 inferiore a 50 grammi per chilometro, e la vedremo a partire dal 2020. Io ho grandi attese da Honda e voglio vedere questa macchina elettrica per la città, questo concept che hanno già fatto vedere. Per il momento però mi accontento, si fa per dire, del SUV ibrido, e non un SUV qualsiasi, cioè il più venduto al mondo. La versione del CRV Hybrid che per la prima volta arriva in Europa con questo sistema IMMD, Intelligent Multi-Mode Drive. Sono 184 cavalli di potenza, 315 Nm di coppia. Qual è la particolarità? Ha 3 modalità di guida, una elettrica, una ibrida e l'altra termica.
I consumi sono interessanti, quelli dichiarati scendono fino a 5,3 litri per 100 km. Una cosa interessante soprattutto con i tempi che corrono. Arriva la prima Mercedes veramente elettrica, l'EQC, un SUV che deriva dalla GLC, quindi un SUV medio, ma che è una vera e propria supercar, perché con 400 cavalli è una vera e propria macchina sportiva. È stata lanciata ed è una Mercedes vera, quindi quando voi volete una macchina elettrica, probabilmente se guidate una Mercedes vorrete anche una macchina con le stesse caratteristiche di comfort, di affidabilità, di durata, di dettagli interni. Beh, questa è una vera Mercedes e arriverà l'anno prossimo, più o meno verso giugno. È un momento importante per noi perché è, diciamo, la fine di un percorso di lancio del modello Niro, che è un crossover compatto che abbiamo presentato 2 anni fa in una configurazione tradizionale ibrida. Poi dopo un anno abbiamo presentato la plug-in hybrid e oggi qui completiamo la gamma, caliamo il tris, se mi concedete, nel senso che presentiamo la versione elettrica con 2 livelli di autonomia e 2 livelli di potenza. Quindi si parte dai 330 km di autonomia per arrivare ai 485, che poi in città diventano quasi 600 più di 600 per la versione più potente con 204 cavalli. Quindi questo consolida quello che è il ruolo di Niro come nostro brand ambassador per quanto riguarda le tecnologie eco-friendly, e vedremo quest'auto elettrica, diciamo, in Italia a partire dalla primavera. Quindi intorno a aprile arriveranno le prime Niro ed è un momento importante perché va a completare una gamma di Kia che non solo con Niro ormai si rivolge sempre di più all'eco-friendly. Peugeot ha una storia lunghissima da sempre, sono oltre 200 anni di storia complessiva, 128 anni da quando ha inventato l'automobile per la prima volta. E abbiamo voluto prendere lo stile della 504 Coupé, rielaborandola in ottica moderna e inserendo diversi elementi tecnologici al suo interno. Primo fra tutti la motorizzazione totalmente elettrica. È dotata di 2 motori elettrici per un totale di oltre 460 cavalli, è 4x4, ha 600 km di autonomia, accelera 0 a 100 in meno di 4 secondi, quindi prestazioni da vera supercar, ma anche esplora quello che è il futuro della guida autonoma, pensata, declinata secondo la filosofia di Peugeot, quindi piacere di guida. Le modalità, dicevo, sono 4, 2 guida attiva, 2 tipo autonomo, con diverse sfumature. Il Legend Concept oltretutto è dotata del Responsive Eye Cockpit, è un'ulteriore evoluzione del concetto rivoluzionario di Peugeot, che permette addirittura di far scomparire completamente il volante e la pedaliera all'interno della plancia, che in realtà non c'è, perché al suo posto c'è un grandissimo schermo da ben 49 pollici attraverso il quale si può proiettare la strada o vedere un film o fare altro. Mi piace definirla come una sorta di futurismo, di Marinetti del nuovo secolo, perché questa macchina in realtà recupera una macchina da record del 1939 che è stata restaurata, e da quella è venuta l'idea di farne un flagship, un manifesto dell'elettrificazione sportiva di questo secolo. È un prototipo, sono quelle macchine da salone ma che rimarranno perché fanno vedere, diciamo, sono emblematiche di un concetto, che la trazione elettrica non è soltanto per andare piano, per essere ecologici o per consumare di meno, in realtà è anche molto sportiva, perché la coppia di un motore elettrico è disponibile in maniera istantanea anche a bassi giri. La Model 3, la Tesla che non è la prima volta che si vede in Europa, perché si è già vista quest'estate al Festival della Velocità di Goodwood. Lo dico in italiano perché sennò mi sbaglio in inglese. Comunque, è una macchina che dovrebbe arrivare, così ha promesso Elon Musk, entro il primo semestre del 2019. Ce l'hanno confermato qui anche allo stand del Salone di Parigi. Adesso aspettiamo, perché i tempi di Tesla non sempre coincidono, cioè tra gli annunci e la pratica c'è qualche differenza. Vedremo. In ogni caso è una berlina elettrica, 4,69 m di lunghezza. Abbiamo chiesto il valore delle batterie e le caratteristiche tecniche. È brutto, pare brutto dirlo al salone perché
pare brutto. Comunque ci hanno detto che possono dirci le autonomie, che però sono calcolate sul ciclo americano, che è diverso da quello europeo, per cui le differenze sono o 499 km o 326. Vi dico già che negli Stati Uniti per avere quella per l'autonomia ridotta ci sono almeno 4-6 mesi di attesa. Noi comunque di attesa ne abbiamo di sicuro ancora, perché prima del primo semestre 2019 non arriverà. Poi vediamo, prezzo, anche lì pazienza. Nostalgia di un bel motore urlante, abbiamo scelto tre supercar per voi, anzi quattro: le barchette Ferrari SP1 e SP2, l'accessibile Mercedes AMG e la nuova versione della BMW Z4, realizzata in collaborazione con Toyota, che nel 2019 lancerà la gemella coupé Supra. Negli anni 50 Ferrari realizzò delle barchette ultraveloci che divorarono qualsiasi concorrente, contribuendo a creare quella grande leggenda che da sempre anima lo spirito del cavallino. E da lì nasce l'idea delle nuove Ferrari SP1 ed SP2 Monza, con un design classico legato fortemente alla storia, ma sfruttando la tecnologia più avanzata degli ultimi tempi, sia nell'aspetto dei motori, sia nella tecnologia dell'elettronica per controllare la potenza, molto elevata, perché sotto il cofano c'è il motore più potente mai prodotto, un V12 capace di erogare una potenza di ben 810 cavalli. La principale differenza? Come suggerito dal nome, una è una monoposto, mentre la SP2 può tranquillamente portare un passeggero. Perché? Perché queste vetture, nonostante l'aspetto di calcontrario, sono omologate per circolare su strada. E cosa non meno importante, aprono un nuovo capitolo nella storia Ferrari, ovvero il brand Icona, dedicato a vetture super esclusive per mega appassionati, ovvero per pochissimi. Entrambe sono basate sull'812 Superfast, però le modifiche per adattarle sono numerose e il costo lievita. Quindi, a conti fatti, costeranno 1.600.000 euro l'una. Esemplari? 499. D'ora in poi entrare nell'universo ad alte prestazioni di Mercedes AMG sarà più facile grazie all'auto che vedete qui alle mie spalle. Si tratta della A35 4MATIC. La base di partenza è la classe A, ma su questa auto ovviamente tutti i componenti sono stati rivisti e ottimizzati in nome della massima sportività. Sotto al cofano troviamo una 2000 turbo benzina da 306 cavalli e 400 Nm di coppia, capace di spingere la vettura fino a 250 orari, ovviamente elettronicamente limitati, di farla scattare a 100 in 4,7 secondi. La scocca è stata completamente rivista, ovviamente per offrire maggiore rigidità torsionale, mentre ai programmi di guida è stata aggiunta la modalità slippery per i fondi difficili. La Mercedes AMG A35 4MATIC arriverà anche in Italia il prossimo anno. Dopo una serie di anticipazioni, finalmente ci siamo. Debutta la nuova BMW Z4. La terza generazione è completamente diversa dalle passate. Cambia completamente nei contenuti e nell'estetica. La novità più importante, però, sta qui, ovvero nel ritorno del tetto in tela, tanto amato nella prima generazione. E se l'estetica riprende gli ultimi modelli usciti dalla casa bavarese, la differenza sta negli interni, dove l'abitacolo è sempre più tecnologico. La strumentazione diventa completamente digitale e può essere gestita attraverso una miriade di tasti. In poche parole, siamo sempre in compagnia di un assistente di guida. E non solo, aumenta anche lo spazio dietro. Infatti il bagagliaio ha una capacità aumentata del 50% rispetto alla seconda generazione. La gamma dei motori fa fede alla tradizione, ovvero punta su dei benzina efficienti e prestazionali, 4 cilindri oppure 6 cilindri. La punta di diamante non può che essere il 3000 6 cilindri in grado di sviluppare 340 cavalli.
tra le auto, diciamo, normali, tante SUV, come sempre accade, e il ritorno delle familiari. Il Kadjar attuale è un successo incredibile in Europa come in Italia, per il suo design soprattutto. Il primo motivo d'acquisto è proprio il design, un design da SUV, e in più ha il 4x4, dunque è un vero SUV e piace molto. Dunque abbiamo fatto poche modifiche all'esterno, soprattutto nella parte anteriore, perché il design è ancora molto attuale. Abbiamo fatto delle modifiche interne, ma la grossa modifica è il nuovo motore 1.3 TSE, che arriva nella potenza 140-160 cavalli e che è stato lavorato con Mercedes. Dunque c'è tutta la tecnologia del powertrain, abbiamo il bore spray coating, abbiamo tantissimi elementi tecnologici di questo motore che lo rendono veramente unico. 140-160 cavalli. Classe B fa proprio il suo debutto qui al Salone, non si era mai vista, quindi grande sorpresa nel vedere questa che è la compatta familiare di Mercedes, che è diventata sportiva, ha una linea anche abbastanza sbarazzina, ma la cosa più importante è la tecnologia che c'è dentro questa automobile, quindi diventa l'MBUX, l'E-Mercedes, la IADAS, quindi sistemi di guida assistita, il comfort, sono tutti a livello, sembra di stare su una classe S. E poi il motore è un motore rivoluzionario, perché pensa che questo è il 1950 della C e della E, quello per cui abbiamo speso 3 miliardi di euro per svilupparlo, ma è una variante extra pulita, non è soltanto WLTP ready come si usa a dire oggi, ma in realtà è oltre, perché rispetta delle normative che entreranno in vigore tra il 2022 e il 2023, quindi è la garanzia che i motori endotermici, quelli puliti, quelli moderni, hanno tutte le carte in regola per circolare e per accompagnarci ancora per tantissimi anni. La ProSeed è una novità perché fa parte della famiglia Seat, che tra parentesi sta uscendo in questi giorni, la terza generazione delle configurazioni più tradizionali, cioè la 5 porte e la station wagon. Questa è una novità perché è una shooting brake, quindi un concetto nuovo che vuole un po' racchiudere in sé quelle che sono le caratteristiche di comodità, di comfort e di capacità di carico tipiche di una station wagon, però con un design e con dei contenuti assolutamente più sportivi. Basta guardare soprattutto la parte posteriore, il tre quarti, dove c'è questa connotazione sportiva molto importante, anche per quelli sono gli equipaggiamenti interni e le motorizzazioni, vuole dare un po' emozione a chi insomma vuole da un'automobile anche questo, ed è giusto che sia così. Se da un lato Hyundai punta sempre più sulla mobilità alternativa, amica dell'ambiente, con varianti ibride, plug-in e addirittura elettriche, dall'altro non trascura certo la sportività, e la risposta su questo settore è alle mie spalle. Una nuova versione della Hyundai i30N Fastback. 5 porte e una linea spiovente da coupé. In effetti è una vera rarità in un segmento C sempre più monotono. E poi sotto il cofano, attenzione, c'è il 2000 turbo benzina che già ha dato grandi soddisfazioni alla sorella. In questo caso i 250 cavalli salgono a 275, mentre confermate rimangono la trazione anteriore e il cambio manuale a 6 marce, con innesti molto rapidi. E nel frattempo i piloti ufficiali Tarquini e Neuville hanno fatto un record davvero particolare. Da Roma a Parigi in 8 minuti. Avete capito bene, non sto scherzando, perché non sono le capitali delle nostre nazioni, bensì due paesini della Danimarca che distano 15 km, ma non sono pochi perché le stradine sono veramente tortuose e quindi è un record mica da poco. Station wagon tanto attesa di casa Peugeot, che svegliamo qui in anteprima mondiale a Parigi. La configurazione station wagon è sempre comunque molto richiesta dalla clientela business,
clienti che poi non necessariamente vogliono acquistare un SUV nonostante l'andamento del mercato da qualche anno a questa parte. È un'auto che fa dello stile uno degli elementi più importanti, molto personale, molto distintivo, molto elegante e nel contempo anche dinamico, con la configurazione station wagon che esalta ancora più quello che è la versatilità e le capacità di carico dell'auto stessa. Tanta innovazione tecnologica ma al servizio della quotidianità per elevare la sicurezza e il comfort degli occupanti, e introduce per la prima volta nel segmento addirittura anche il sistema night vision, quel sistema di visione notturna per vedere ben oltre la portata dei fanali in condizioni di illuminazione critica, pensiamo di notte, permettendo di individuare esseri viventi ben oltre i 200 metri di distanza, ma anche e soprattutto grande piacere di guida, perché da sempre le Peugeot sono auto belle da guidare. Due modelli da ricordare su tutti, il concept Renault e quello di S. Francesco, qui alle nostre spalle l'ultimo capitolo di questa meravigliosa storia che state raccontando, che racconta appunto come Renault vede la mobilità del futuro. Sei bravissima, si chiama Easy Ultimo. Esatto, quindi. L'hai azzeccato, bravissima. Easy Ultimo non nel senso italiano, nel senso francese, Ultime, Premium. È la fine di una trilogia di concept cars, di robot cars, dedicati al servizio pubblico nelle smart cities. Abbiamo iniziato con Easy Go, che è un robot taxi per 6 posti, Easy Pro per la consegna all'ultimo miglio, eravamo insieme a Hannover, e Easy Ultimo, che è quella per il cliente di alto livello che vuole l'esperienza di riposo assoluto. Qui parliamo del tempo, il tempo che diventa un lusso, perché basta entrare all'interno di questo abitacolo per notare i materiali utilizzati: legno arriva dalla Francia, il marmo che arriva dalla Francia, la pelle che arriva dall'Italia. È un'atmosfera proprio da spa, non ci sono tutti schermi, digitalizzazione, c'è proprio il tempo di rilassarsi. Questo è Easy Ultimo che vedete alle mie spalle. L'esterno, vedete, c'è questa conchiglia molto interessante che è stata ispirata al palazzo di Prada a Tokyo, mentre l'interno è stato ispirato anche ai palazzi haussmanniani di Parigi. Non tanto a premiumness, molto francese. Tutti i nostri veicoli che presentiamo in futuro sono autonomi, elettrici, connessi e in questo caso condivisi. Ci stiamo muovendo con il prodotto ma anche con i servizi di mobilità, che dimostrano che oggi non si parla solo più di prodotto ma anche di servizio. DSX E-Tense è il nostro prototipo che presentiamo oggi, una vera e propria dream car, anch'essa 100% elettrica, ed è un prototipo asimmetrico, questo perché vuole unire in qualche modo due anime, quindi l'anima della guida sportiva, quindi con un abitacolo scoperto che garantisce il massimo delle sensazioni di guida grazie anche al motore 100% elettrico che svilupperà 540 cavalli di potenza. Dall'altro lato invece abbiamo un vero e proprio cocoon, un abitacolo chiuso che sarà dedicato alla guida autonoma e dove il guidatore diventerà passeggero, potrà godere di tutto il lusso, la raffinatezza e la tecnologia presente a bordo. Bene, con questo da Parigi abbiamo terminato, vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Yellow Motori, una puntata tradizionale dal nostro autodromo di Franciacorta. Io chiuderei però a questo punto con un parere giornalistico tecnico dei nostri esperti, ce li abbiamo qua. Mattia, cosa ti è piaciuto di più di questo salone? A dire la verità, prima di incontrarti che non dovevo lavorare. Fantastico, bene. Tu Andrea invece? No, guarda, lascia perdere, se il tenore delle vostre risposte deve essere questo, chiudiamo così. Grazie per essere stati con noi, a presto, ciao! Alla prossima! In collaborazione con